Venditalia 2018, siamo allo stand di Caffè Morino, una delle realtà più attive e più anziane nel segmento della distribuzione automatica, una torrefazione napoletana che oramai ha dei proseliti nei 5 continenti. Ci troviamo in compagnia di Andrea Cotino, il responsabile OCS e Vending per la Campania. Buongiorno Andrea e benvenuto dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a Venditalia 2018. Quali le novità presentate da Caffè Morino nel corso di questa 12ª edizione, l'edizione del ventennale di Venditalia 2018? Allora, benissimo. Le novità che abbiamo presentato quest'anno sono state l'inserimento della Dolce Gusto, che è una capsula, diciamo, già conosciuta da tempo, insomma, e che si è affermata sempre di più nel corso degli anni, che comunque, diciamo, ha preso piede insieme a quelle che sono, diciamo, sul nostro territorio già presenti cialde, diciamo, compatibili di capsule e quant'altro. Oltre, diciamo, alla Dolce Gusto, abbiamo presentato il nuovo packaging relativo alle scatole da 50 della Modo Mio, della Nespresso e anche della Dolce Gusto stessa, che ripeto che facciamo in formato da 50, che non era ancora presente nella nostra lista, ecco. Voi avete iniziato all'inizio degli anni 60 attraverso Ferdinando Percuoco, che oggi continua a essere presente in azienda nonostante il passo generazionale, e continuate a crescere non solo in Italia, non solo in Europa, ma nel mondo. Tu, Andrea, sono diversi anni che lavori con l'azienda e ti sei concentrato solo sull'OCS, solo sul vending. Qual è la tua percezione del mercato dell'OCS in questo caso, partendo dal settore retail? Allora, diciamo che la nostra azienda nasce principalmente come settore bar, quindi, diciamo, ci siamo affermati su questo target che abbiamo perfezionato nel corso degli anni. Per quanto riguarda invece il monodose, diciamo, la parte del settore vending, io ormai sono 6 anni che sono, diciamo, in azienda con la Caffè Moreno, e questo settore ha preso sempre più piede nel corso degli anni, perché fortunatamente, diciamo, il monodose è molto 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 pratico per tanti, diciamo, canali, ristoratori, ormai alberghi, ormai anche nelle case tutti hanno macchine a cialde, macchine, diciamo, a capsule, insomma, e quindi è questo il motivo per cui, diciamo, fortunatamente si sta espandendo sempre di più. Per quanto riguarda il caffè, diciamo, in grani, diciamo, da bar, l'azienda ha sempre già perfezionato quella che è il suo lavoro di composizione di miscele, di servizio nei confronti dei clienti, ha sempre comunque avuto un occhio di riguardo per clienti particolari, diciamo, quindi comunque sono tanti anni che l'azienda è affermata in questo settore del caffè, insomma. E allora, per tutti coloro che non hanno ancora provato Caffè Morino e desiderano saperne di più, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere chiedendo maggiori informazioni o qualche campionatura senza alcun impegno? Assolutamente, tranquillamente a info@caffemoreno.it è possibile richiedere qualsiasi tipo di informazione relativamente alla nostra azienda, che è presente su tutto il territorio nazionale ed estero e chiaramente diffusa per quanto, diciamo, è la nostra, insomma, realtà, ecco, e quant'altro. Andrea, grazie, saluta tutti loro e il tuo esordio televisivo. A presto, assolutamente, assolutamente sì. Grazie Fabio, sei stato davvero gentilissimo. Grazie a te per la collaborazione. Amici, non andate via, ci sono tantissime altre novità che ci attendono qui a Milano a Venditalia 2018.